Jukebox. Al via la nuova stagione 2021-2022 per il Teatro Maruccino di Chieti, che è stato inaugurato dopo un anno di lavori di ristrutturazione e non solo. Un restyling che consente al teatro più antico d'Abruzzo di offrire nuovi percorsi all'insegna dell'innovazione. Il risultato ottenuto è di grande efficacia. Sono stati rimodulati gli spazi, le sedute dei palchi e della platea, abbattendo così le barriere architettoniche di un tempo. Teatro Maruccino ha aperto il sipario sulla nuova stagione, ma anche sulla nuova versione del Teatro Maruccino, un lavoro di grande sinergia. La sovrintendente Mencarelli, lei è stata protagonista in questa grande impresa, che possiamo definire. Protagonista, direi regista, perché con noi hanno collaborato altre importanti istituzioni, Comune, la Deputazione Teatrale. È stato un lavoro corale, è stato un lavoro di sinergie. Il Ministero della Cultura ha finanziato tutti questi lavori che sono stati fatti, e quindi questo completo rinnovamento. Un restyling che ha visto in particolare quali parti del teatro? Il restyling ha riguardato sia la parte della scena sia la parte della sala principale, che adesso è alle nostre spalle. E sono state rinnovate praticamente tutte quante le sedute. E in platea abbiamo poltrone con monitor sullo schienale, a favore ovviamente di persone che possono avere difficoltà, per esempio, nel seguire quello che avviene sulla scena in quel momento, o per leggere più agevolmente i libretti d'opera. Ma abbiamo rinnovato tutte le poltrone, le sedute dei palchi, e il palcoscenico è stato completamente rifatto con criteri contemporanei. Consideriamo che erano 50 anni che non si facevano più lavori di tipo strutturale. Sono stati introdotti posti a sedere per persone a ridotta mobilità o con carrozzella, quindi si possono togliere sedute standard e inserire carrozzelle. È stato creato un elevatore che consente di non avere più barriere architettoniche sui palchi e sulla platea, palchi del primo piano e platea,
e un ascensore che collega tutti i piani del teatro e che porta anche a servizio degli artisti fino alle zone dei camerini. Un restyling del teatro Maruccino all'insegna dell'innovazione e della tradizione. Siamo con il direttore Cesare Di Martino, un'opera veramente mastodontica, durata anni, iniziata quando e sviluppatasi come? Diciamo che tutto il progetto è nato 10 anni fa, poi il progetto, questo che vedete oggi in particolare, è nato un paio di anni fa e grazie all'accordo con la sovrintendenza che si è impegnata, che la dottoressa Mencaredi in prima persona, per sostenere la riqualificazione e il recupero di questo teatro, siamo giunti a questo risultato. È un risultato importante che coniuga, come ho già detto, tradizione, perché mantiene inalterato lo status, diciamo, dell'edificio, innovazione perché introduce la possibilità anche di utilizzare nuove tecnologie non solo per la lettura dei libretti d'opera ma anche per altre attività che in presto svederemo, e coniuga anche inclusione perché questo teatro oggi è più accessibile alle persone diversamente abili ed è più accessibile a coloro che vogliono fruire davvero del patrimonio culturale materiale e immateriale presente a Chieti. Complimenti del ministro Dario Franceschini per un'opera di grande sinergia che ha visto protagonisti chi? Sovrintendenza per i beni culturali in primis, che ha garantito il finanziamento, la deputazione teatrale Teatro Maruccino, il comune di Chieti, e mi permetto di aggiungere soprattutto le maestranze, quelle che non fanno parte delle aziende che hanno contribuito a rendere prestigioso questo luogo, ma soprattutto quelli che non si vedono mai, che si sacrificano ogni giorno e che per lunghi mesi hanno davvero faticato mettendo in campo volontà, amore e passione per il teatro. Intervento complessivo per 650.000 euro che comprende quali tipi di interventi? Sì, 650.000 euro sono i fondi dell'inclusione che il Ministero della Cultura, mediante la Sovrintendenza ai Beni Archeologici, ha voluto investire nel nostro teatro. Parimenti sono stati investiti anche delle somme significative dall'amministrazione comunale per il tramite appunto della deputazione, che ad esempio si è occupata di sostituire l'enorme sipario che è qui alle mie spalle con l'arlecchino che per la prima volta porterà il fregio della città di Chieti, ma anche tanti altri lavori di tappezzeria, di riqualificazione, di restauro conservativo per quanto riguarda ad esempio le porte che sono state totalmente portate a nuovo, le maniglie sostituite, tanti anche piccoli dettagli che hanno impreziosito il nostro teatro. Un accordo pluriennale per il Teatro Maruccino con il Ministero della Cultura che prevede cosa? Sì, abbiamo raggiunto questo importantissimo accordo con la Direzione dei Musei che prevede la rivalorizzazione del parco archeologico della Civitella dopo un periodo di stop. Ci apprestiamo a gestirlo appunto come deputazione teatrale, abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale questo accordo per tornare, ripeto, a fruire di questi spazi come la piazzetta di Resta e quindi lo stellario per fare intrattenimento e l'anfiteatro, l'arena per tenere degli eventi molto grandi per la sua capienza e molto prestigiosi, come delle opere liriche all'aperto o come dei concerti di musica internazionale. Il Teatro Maruccino, simbolo della cultura di Chieti, ma non solo dell'Abruzzo, e anche dell'intera Italia. Sono parole sue, sindaco Ferrara, che sono una sorta di monito anche a venire a visitare Chieti e questo bellissimo teatro. Sì, il Teatro di Chieti è nato come teatro di tradizione ed è stato accreditato dallo Stato come un teatro che conservasse la tradizione della lirica. Ovviamente non facciamo solo lirica, ma facciamo prosa, cabaret, ed è un teatro aperto da sempre, dalla sua fondazione nel lontano 1818, 14 gennaio
gennaio 1818, un teatro popolare, quindi aperto a tutta la cittadinanza. Da quell'epoca ha subito diverse ristrutturazioni, diverse opere di manutenzione anche importanti. L'ultima che questa sera abbiamo vissuto tutti è forse stata la più costosa, la più lunga, ma il restyling diciamo migliore che questo teatro potesse avere. Nelle prossime settimane faremo venire le scolaresche a vedere questo gioiello affinché anche i ragazzi si innamorino del teatro e avremo un cartellone per tutto l'anno molto nutrito. Programma per il prossimo, per la prossima stagione che ha dell'importante. Cosa avete scelto? Ma abbiamo scelto una programmazione che va, come dicevamo, fuori dai confini del Marruccino, ma anche per quella che è la stagione lirica. Ricordiamo, noi siamo il punto di riferimento per l'Abruzzo e non solo come teatro italiano di tradizione, una stagione con autorevolissimi musicisti e non solo, ma poi avremo l'Elisir d'Amore, avremo insomma tante opere importanti, così come importante la stagione di prosa che ci accingiamo a presentare. Qualche nome per la prosa? Ma stiamo lavorando, ci saranno dei ritorni molto importanti, si paventa anche una prima nazionale e siamo molto felici che si possa tornare a fare il tutto pieno in questo teatro, in sicurezza, con un aumento della capienza e quindi con una riapertura a tutti gli effetti agli spazi culturali. Dunque, il restyling del Teatro Marruccino è completo, adesso il contenitore cosa conterrà? Che cosa c'è in programma per il cartellone della lirica? Oltre la Traviata in prima serata, finalmente col pubblico in sala, per la direzione di Daniel Oren, uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, porteremo in novembre un Elisir d'Amore e in dicembre una Maria de Buenos Aires, un'opera di Piazzolla. Festeggiamo i 100 anni dalla nascita del grandissimo compositore e bandoneonista sudamericano. Licia Piermatteo è la soprano che ha inaugurato questo restyling del Teatro Marruccino questa sera con un'esibizione di pregio, un teatro che dà sempre una grande emozione. Sì, sempre, anche perché è il teatro della mia città a cui tengo tantissimo e poi essendo comunque una cantante lirica amo il luogo del teatro e quindi poterlo inaugurare stasera è stato un grandissimo onore. Nel foyer abbiamo trovato la soprano Paola Antonucci, che è di Chieti e che ha calcato le scene di questo teatro varie volte.
Sì, esattamente. Già sono 30 anni che, di carriera, e in questo teatro ho già fatto 3 volte Traviata, Barbieri di Siviglia, e sono molto legata naturalmente all'ultima produzione che ho fatto in questo teatro, che è stato Pagliacci, con un'altra icona del nostro Abruzzo, che è il direttore Donato Renzetti, ed è stata l'ultima volta che ho calcato le scene di questo teatro, e spero questo bellissimo restyling che hanno fatto di tornare prossimamente in questo teatro, lo spero. Guardate che per riconsegnare oggi alla città il teatro messo così hanno dovuto lavorare anche il giorno di Ferragosto, e per questo va un ringraziamento, perché significa che oltre al dovere di fare il proprio lavoro c'è stato l'amore per questa creatura, per questa. Per quello che riguarda il mio lavoro, quello il nostro lavoro, la deputazione, diciamo che comincia adesso, perché è come un bravo pilota al quale finalmente affidano una macchina di grosso livello. Ci danno una fiducia. La cultura non si ferma, è stato, possiamo dirlo, il motto del lockdown, ma anche per il Teatro Marrucino si può riutilizzare questo motto, perché anche la cultura non si è fermata per il Teatro Marrucino, perché si è lavorato alacremente, sappiamo. Certo, la cultura non si ferma, hashtag la cultura non si ferma, era il motto creato subito dopo il primo lockdown dal Ministero della Cultura, dove si voleva indicare che comunque si poteva fare cultura anche in una condizione difficile come quella che ci ha proposto la pandemia. Ma non si è fermata per noi, perché abbiamo passato quel tempo duro a progettare, quindi a un lavoro dietro le quinte, e abbiamo passato questo ultimo anno, il 2021, è stato dedicato invece alla parte dei lavori. Quindi il 2020 l'abbiamo dedicato alla progettazione, non ci siamo fermati, e non ci siamo fermati nel 2021 con i lavori. Non ci siamo fermati perché aspettavamo un momento che è venuto, che era quello della riapertura. Box.